Ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video di coppia e oggi facciamo un bel leg day, quindi femorale, gluti. Scusi. Glutei. Quindi femorali, glutei e quadricipiti. Siamo a 4 settimane e mezzo dalla prima competizione di Sara come bikini e andiamo a vedere quello che sarà la sua routine. Si carica? Andiamo. Iniziamo. Partiamo dal primo esercizio, iniziamo a fare un preaffaticamento barra riscaldamento a questa leg curl che è molto tosta. Impostiamo. Dico preaffaticamento perché è un primo esercizio ragazzi, ma chiaramente lo facciamo sempre al meglio delle nostre possibilità, quindi facciamo una o due serie di riscaldamento e poi iniziamo ad andare abbastanza pesanti. Quanto metti di peso? La prima 25. 25 per scaldarci. Vai sciolta. Questa, come vi ho detto nell'altro video, è veramente una macchina fenomenale, a me piace tantissimo. Ti riesce a isolare il bicipite femorale in una maniera veramente incredibile. Mi sta male. Devi andare un pochino più indietro forse. No, allora questo va a 2. Ok. Ok. Facci subito un'altra? Vuoi vedere? Adesso te mi taglierai, sennò sembra che ne fa una dietro l'altra. Prima serie, allora facciamo, quanto hai messo? 35. Facciamo un piramidale, quindi faremo un 12-10-8. Una. Tre. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. E 12, bravissimo. Ok, mettiamo 5 kg in più e la prossima ne facciamo 10. Allora, mi piace lavorare molto con i piramidali, specialmente su di lei, perché riusciamo a mantenere anche la forza. E adesso Sara sta mangiando mediamente 150 grammi di carboidrati al giorno, sta mangiando quanto me. E questo mi fa abbastanza ridere, farvi capire quando sto mangiando poco. Però lei praticamente ha già quasi raggiunto la sua forma da gara e in 4 settimane ancora di lavoro non c'è bisogno di fare cose eccessivamente estreme per portarla in condizione, perché già ci siamo. La cosa da evitare appunto in questi momenti è l'infortunio, come dico sempre. E cerchiamo di lavorare nella maniera migliore possibile, mantenendo uno stimolo ipertrofico di forza che deve portarci a mantenere il muscolo. E chiaramente deve essere anche un metabolico, quindi portarsi a bruciare calorie. Seconda serie. Dieci, eh? Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Brava. Otto. Nove. E 10. Bravissima. Mettiamo 5 kg in più. Sicuro che faccio male con la schiena. Poi ne abbiamo 8. Allora, qui sì, è importante alzarsi dopo questo esercizio, perché avendo tutto il sangue appunto nel femorale, se rimani seduto il femorale è schiacciato e poi ti vengono le formiche, è una sorta di occlusione, quindi consiglio sempre a tutti quanti quando si fa l'hip thrust e questi esercizi qui di alzarsi in piedi per far circolare meglio il sangue. Ce la faccio? Ti aiuto? Sì. Dai. Aspetta. Che ne abbiamo 8, se non ce la fai ti aiuto. Forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, vai ancora, ce n'è altre 2. 9, l'ultima.
Brava, bravissima. E il primo è andato. Oddio. Secondo esercizio, abbiamo gli stacchi, quindi tranquillo. Vediamo se farli rifare, chiaramente easy. Non per la schiena ma per i femorali e per i glutei. Preferisci farli con i manubri o col bilanciere? Io li farei il bilanciere. Ok, allora andiamo al rack. Tengo meglio. Prendiamo le molle, non facciamo come la maggior parte degli scriteriati che carica i bilancieri e poi non mette le molle. Sono fatte apposta, ci vuole un secondo a metterle. Abbiamo messo i Versa Grips per far sì che non molli la presa. A lei allenare gli avambracci interessa molto poco e è importante magari fare quelle due ripetizioni in più senza che cedano le braccia. Quindi amore, lavoro solo sul femorale, quindi spinta dal tallone, arrivi fino sopra il ginocchio, non chiudi completamente con la schiena. Stop, non troppo in alto. E spinta dal tallone, bravissima. Se vai altre due ce le hai? Una. E due, brava. Ce la fai? Molto bene. Se riesci, quando scendi puoi scendere un pochino di più, se ce la fai. Che ti allunghi un po' di più. Aumentiamo, facciamo piraminare o lasciamo 20? Io qui farei un 3x12, lavorerei ad altre ripetizioni. Andate in bamba le spalle. No, la forma c'è, La forma c'è. La forma c'è. Dopo chiaramente come tutte le ragazze lei non si vede mai, non è mai contenta, non si vede mai, si lamenta sempre. Però per essere la sua prima competizione non ha mai tolto il grasso ostinato che aveva addosso, quindi non ha mai fatto una fase di pulizia così. Non ho capito. Per fare la bikini, cioè, ha già raggiunto, secondo me, un'ottima condizione. Quindi poi vedremo, parlerà al palco, ma io sono già orgogliosissimo di lei semplicemente perché sta facendo tutto quello che deve, sia dal punto di vista degli allenamenti che della dieta. Quindi più di così non può fare, sono veramente fiero di lei. Uno, brava, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, occhio, no. Bravissimo. Occhio a non perdere la schiena, Adesso è normale che si stanca. E poi comunque è più del tuo peso. Quanto pesa questo? 60 kg sono. Come io ne farei una più pesante però. Pure che perdi la schiena, te la senti? Faccio meno però, non 12. Ci mettiamo 5-5? 10-10. Quante ne fai? 8. Assecondiamola perché sennò io non sono contro il caricare, Io ho solamente paura che dopo sporchi l'esecuzione. Quello che voi non sapete, ragazzi, che magari qualcuno l'ha intuito dai social però non l'abbiamo detto negli altri video, è che dal punto di vista appunto della preparazione sia alimentare che di allenamento la sto seguendo io. Quindi stiamo facendo tutto quello che è sconsigliato da chiunque nell'ambito del bodybuilding, ci stiamo preparando insieme e io sto preparando lei, quindi. E sta andando massimo. Bene, e sta andando bene, quindi. Non c'hai fede. Non sono ancora volati i coltelli a casa, nessuno vive nel garage, cioè, sta andando bene. Scherzi a parte. Ci abbiamo ancora tutti i denti addosso. Gli allenamenti sono abbastanza intensi, teniamo i tempi di recupero mediamente bassi, vai. Come dicevo prima, il fatto che l'allenamento sia metabolico è molto molto importante in questa fase.
falle bene, va bene anche 6. 1, 2, fuori l'aria, 3, occhio ai lombari, non perdere la schiena, 4, dai 3, 2, 5, scendi bene, scendi bene, e 6, brava. È troppo pesante. Te l'avevo detto, però va bene. È troppo pesante. 80 kg, non è male. E questo è fatto. Passiamo subito al terzo, andiamo spediti. Allora, terzo esercizio, abbiamo una pressa 45 che gli faccio fare con i piedi dritti vicini per lavorare più sul vasto laterale. Andiamo bene in accosciata senza staccare il culo dal sellino, così coinvolgiamo il gluteo ma non tocchiamo la schiena. Nessuna tecnica, qui facciamo un 3x10 classico. Vai. Quindi un pochino più in basso, amore. Ok. Scendi bene, scendi bene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, bravissimo. Allora, cosa molto importante quando si fanno questi esercizi, le ginocchia non devono fare questo, devono stare sempre dritte, molti invece tendono a spingere facendo questo, e soprattutto la spinta viene sempre dal tallone, non bisogna mai andare sulla punta, sempre dal tallone, la pianta deve essere sempre incollata al pavimento e mai andare sulla punta. In tutti gli esercizi di gambe questo, non solamente nella pressa. Più in alto le punte, ok, occhio anche delle ginocchia che l'ho appena detto, bravissima. 2, 3, 4 e fuori l'aria, 5, dove vai su, 6, 7, 8, 9 e 10, bravissima. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, scendi un po' di più, otto, nove, bravissima, brava. E però. Un cammino più. Okay. Quarto esercizio, vi facciamo vedere il belt squat, quindi lei lo farà con le gambe in posizione sumo, in modo tale da lavorare più sui glutei e sugli adduttori, e la parte interna del quadricipite mediale che non abbiamo lavorato nella pressa, quindi nella pressa precedenza al vasto laterale, qui vasto mediale, adduttori e glutei. Mettiamo i pesi. Gentilmente ci lasciano sempre per terra. Prendi te. Perché? Caricare è facile, ma scaricare è difficile. Cicchetto. Prego, ci dimostri come funziona questa macchina, che magari il signor Panatta la vede e la ingaggia come modella. Mo te lo dico, vai. Ma aiuti per favore, che stai a fare? Dai! Che io sono stanca, forza! Se non ci acchiappiamo qua dentro, è grave. Pensa nel resto. Piedi sumo, eh? Eccoli, eccoli. Allora, metti giù. È poco peso. No, c'è un moschettone di troppo, tocchi per terra. Ma però è poco peso, amore. Abbassati per favore, se no non riesco a togliertelo. Adesso mettiamo di più. C'ho al minimo 30. Ci
ci vuole minimo 30. Sì. Non ci sono. Ne abbiamo per molto? Metto ansia. Dai. Scusi regia. Passo dietro. Piedi più sumo, dopo. E ginocchia che si aprono verso l'esterno, eh. Troppo. Brava. Spingi col tallone, eh. Sette, fanne un'altra, arriviamo a 8. È 8, va bene. Chiudi. Passiamo il peso e ne facciamo di più. Era quel moschettone che mi faceva arrivare fino alla fine. Ormai le mie macchine della tortura le conosco. Cosa importante quando si fa questo è, chiaramente non bisogna tirarsi con le braccia, questo qui serve per stare in equilibrio e per darsi una mano giusto quando non se ne può più, e soprattutto non perdere la schiena, perché il fatto di non avere il bilanciere sul collo ma avercelo sull'anca ti porta magari a piegarti di più in avanti e non accorgerti, perché il lombare chiaramente non viene coinvolto, quindi bisogna stare molto attenti alla postura. 5, 6, 7, 8, 9, fuori l'aria, non rimbalzare, non rimbalzare. Brava, perfetto. Dai, piedi belli sumo. Andiamo. Brava, non rimbalzare e spingi bene col tallone, bravissima. Cinque, sei, sette, otto, nove, ne hai ancora, altre due, ti aiuto io, altre due, forza. 11, forza, bravissima. Quinto esercizio, passiamo alle armi pesanti, pressa verticale. Con quell'inclinazione andiamo a lavorare principalmente sull'inserzione del gluteo e del femorale. Quindi spingiamo molto con i glutei e con i femorali. Questa la mettiamo giù. Quanto mettiamo, miss? Qui devi fare 3 serie da 12. È il minimo indispensabile. 5-5? Metti 10, allora, 10. Già la pedana è molto pesante, ragazzi. Dai, 10 li metto, perché sennò... Però qui sai che ti devi aprire molto. Mi sento devi, male. Devi scendere molta estensione. Quindi? 10? 10-10? Metti 10-10, dai, proviamo. Vai. Perché proprio... Non vorrei rischiare. Allora. Dimmi te, come vuoi che mi metto? Vai. Vieni su. Porca boia. Quando ti allarghi, le gambe sono larghe. Io non la faccio mai così, però, eh. Qua. Vai. Così lavori con i glutei e con i femorali. 1, 2, 3, brava. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altre 2. Una, bravissima. Ok. Mannaggia. Mannaggia. Dopo facciamo il polpacci e chi si è diciamo visto che si è quando, visto, quando faccio io le gambe non dico proprio mannaggia. Dico di peggio. Sì, tante volte viene coinvolto l'altissimo. Non però, si fa. Però non si può dire, quindi. Barra di mannaggia. Mannaggia è meglio. Devi lì. Amore, guarda che bello che
capito. Mentre sei già in questa posizione, c'hai Ryan Perry sopra di te. Lo so bene. È per quello che sei così. Se la ride. Oddio, oddio. Ti bene le punte fuori come prima? Brutto, brutto così, te lo dico. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Bravissima. Non soffro così. Magari hai fatto anche esercizi diversi da solito. Uno, due, tre, quattro, cinque, quando vai su fuori l'aria, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, bravissimo. Sesto esercizio, hip thrust machine, tre serie da 15, perché il gluteo è un muscolo, diciamo, bello forte, quindi alziamo anche le ripetizioni. Sara mi ha confessato di essere un po' cotta, quindi mettiamo 20 kg per parte. Qua. E cerchiamo di mantenere l'esecuzione il più pulito possibile. Le ovaie, le abbiamo salutate. Allora, posso andare? Quando sei pronta. Cerca di farne 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, brava, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, bravissima. E la prima è andata. Come ti senti? Distrutta. Distrutta. Comunque, allora, sesto esercizio, 6x3, 18, ho fatto 16 serie di gambe in 45 minuti. Provare per credere. Abbastanza intenso. Poi abbiamo adduttori. Non lo voglio sapere. Abduttori e abbiamo finito. Perché le gambe le fa due volte a settimana, quindi oggi ha una selezione di esercizi. La prossima volta si darà più la precedenza ai femorali, anche se oggi comunque abbiamo già toccati con diversi esercizi. Faremo anche degli squat nel prossimo allenamento, inseriremo i polpacci, che comunque li fa già anche col cardio, e diciamo che non è un suo punto debole. Il polpaccio? Almeno quello. Quindi non lo facciamo lavorare eccessivamente. Lì sono anni e anni di camminate sui tacchi. Che... Certo. Vai. Forza. Uno, due, respira amore, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dai, no, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Cos'è sta roba qui? Oh? Ho mollato. Si è mollato. È mollato. Me devo alzare. Arrivo? Abbastanza. Occhio che ti vengono gli svarioni, Già mi sono venuti. Comunque stai mangiando poco. Esatto, siediti che è meglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, non mollare, dodici, tredici, quattordici e quindici. Bravissima. Cotta. Brava. Dai, che abbiamo gli abduttori e sei libera. Basta. Thank you.
Settimo ed ultimo esercizio, abduttori. Facciamo tre serie con un carico abbastanza alto, sfinimento pieno, quindi più ripetizioni che riesce. Due, al momento. Vai. La faccio stare in questa posizione perché così lavora solo esclusivamente il gluteo. Se lei stesse appoggiata con la schiena allo schienale, il lavoro sarebbe molto minore a livello di gluteo, quindi sarebbe molto più facile l'esercizio. Ce la fai più? 25. 25 reps, cerchiamo di mantenerle. Qui tra una serie e l'altra abbiamo solo 45 secondi di pausa, quindi l'intensità è molto alta. Anzi, molto spesso capita che magari vengano proprio i crampi ai glutei in questo momento. 10 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai. Due, un pochino più avanti, bravissima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 5, brava. Dai. Pensa al post workout io adesso. Pensa quando sarai sul palco. Non al post workout. Andiamo per gradi. Prima cominciamo al post workout e poi la gara. Quanto è rimasto? Ancora c'hai un pochino. Questo leg day è finito. Per la nostra salute matrimoniale. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciateci un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fateci sapere nei commenti se volete altri video magari dell'allenamento di Sara o il suo o di qualcun altro, certo, ecco. O se volete anche sapere magari in un video parlato come abbiamo gestito fino ad oggi, come gestiremo la sua preparazione, che magari per qualche ragazza forse può essere interessante. Quindi più commenti ci lasciate, più spunti ci date e più siamo contenti noi. Lei forse un pochino meno, però io sono contento. Un saluto a tutti ragazzi e spero veramente che il video vi sia piaciuto. Alla prossima!